Buongiorno, questa mattina la mia sveglia è suonata un po' più tardi del solito, verso le 9:30, e alzarmi è sempre abbastanza traumatico, però con l'arrivo della bella stagione, devo essere sincera, mi sveglio sempre più volentieri. La prima cosa che faccio la mattina prima di alzarmi dal letto è controllare le mail e se c'è qualcosa di urgente al quale devo rispondere. In caso lo faccio già ancora prima di alzarmi dal letto. Fatto questo, vado a salutare Ste che stava già lavorando nello studio e poi do il buongiorno anche alle piccoline, a Gioia e poi a Moka. E dopo aver dato il buongiorno a tutti, sono pronta per dedicarmi alla skincare. La prima cosa che faccio, ovviamente, è lavarmi il viso e utilizzo ormai da tantissimi mesi una mousse detergente che è perfetta da utilizzare sia la mattina che la sera. Mi piace molto perché va a detergere per bene il viso in profondità, tra l'altro ho un buon profumo anche di cocco e la trovo perfetta da utilizzare anche la sera dopo essermi struccata perché va a rimuovere gli eventuali residui di make-up. Poi passo al mio alleato preferito dell'ultimo periodo, il Pacific Ocean di Freshly Cosmetics. Questa crema in gel per il viso offre un'iniezione naturale di idratazione e retinolo vegetale. Lascia infatti la pelle bella liscia, tonica e uniforme, ma non unge, non lascia quel fastidioso effetto lucido e non irrita la pelle. È pensata per idratare la pelle mista grassa. Io ho una pelle mista, quindi è perfetto per me. Va a trattare le macchie e i segni del viso, regola il sebo, contrasta anche l'invecchiamento cutaneo e vi assicuro che un'applicazione al giorno è più che sufficiente per idratare il viso. In descrizione vi lascio il link diretto a questo fantastico prodotto e se anche voi come me avete una pelle mista o comunque una pelle grassa è perfetto per idratare senza ungere. Poi ovviamente non può mancare una crema contorno occhi. Questa la utilizzo sia la mattina che la sera perché il contorno occhi è una zona molto delicata, molto sottile, quindi bisogna sempre trattare per bene questa zona. E poi sono pronta finalmente per andare a fare colazione. Essendo che Ste sta lavorando da casa, normalmente la mattina, se ancora non ha fatto colazione, la preparo io per lui. Quindi ho preparato due cappuccini e poi semplicemente dei biscotti. Non ho fatto una colazione super particolare, però per noi un cappuccino e qualche biscotto è più che sufficiente. Tra l'altro, queste tazze, visto che sicuramente me lo chiederete, le avevamo prese tanti anni fa, forse nel nostro primo viaggio a Londra da Anthropologie, e sono personalizzate con le nostre iniziali. I biscotti che abbiamo scelto per questa mattina sono le gocciole al cocco, li abbiamo trovati al supermercato da poco e devo dire che a noi piacciono particolarmente. Sarà che a me piace il cocco, sarà che mi piacciono le gocciole normali, ma questi biscotti io li adoro davvero. Infatti abbiamo fatto un po' di scorta e 3 o 4 biscotti per colazione non me li ha tolti nessuno. Una cosa che mi piace fare quando ho un po' di tempo è sfogliare una rivista di arredamento. Questa ad esempio è la nuova uscita del mese di aprile di Dentro Casa che si trova in edicola e ci sono davvero un sacco di ispirazioni. Infatti io quando sfoglio queste riviste mi perdo completamente. Finita la colazione, torno in bagno e avevo assolutamente la necessità di lavarmi i capelli perché, come si vede, erano sporchi. Prima però ho utilizzato una maschera pre-shampoo che sono andata ad applicare sulle lunghezze e ho massaggiato un po' anche sulla cute. E mentre ho aspettato il tempo di posa, che solitamente è di 30 minuti, sono andata in camera a rifare il letto perché non l'avevo ancora fatto, però ne ho approfittato per fargli prendere un po' d'aria. E visto la bella temperatura di questa giornata, ma in realtà di queste ultime settimane, di questi ultimi giorni, cerco di lasciare le finestre aperte il più a lungo possibile, specialmente in camera da letto. E una volta rifatto il letto, faccio partire Tino, il robottino che va a aspirare, quindi a pulirmi il pavimento delle camere e del bagno. Sono andata anche a svuotare il serbatoio perché era pieno.
e devo dire che il robot è davvero un grandissimo aiuto in casa, io lo faccio andare tutti i santi giorni. Nel frattempo sono andata anche a truccarmi, ho lavato i capelli e li ho asciugati e come ultimo step ho utilizzato un burro cacao che ultimamente sto utilizzando sempre sulle labbra. È arrivata poi l'ora di pranzo e ho deciso di preparare le patate al forno e il petto di pollo ai ferri, che devo dire mangio sempre molto volentieri. Finito di pranzare, ovviamente ho pulito il piano di induzione e la cucina in generale e poi sono andata a cambiarmi perché dovevo uscire. E questo è il look che ho scelto per la giornata, un vestitino e la gamba rigorosamente scoperta visto la bella temperatura. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato di compagnia. Se è stato così, fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto!